Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video, il primo video in collaborazione con 2M Photo. Oggi parliamo di obiettivi. Dato che non ho ancora fatto l'intro, direi che ora potrei mettervi qualche b-roll delle lenti. Via! Prima di tutto volevo ringraziare 2M Photo per avermi dato lo spazio, gli obiettivi e tutto quanto per poterveli mostrare. La cosa figa di questo negozio è che oltre a essere un negozio fisico, anche uno store online dove potete vedere tutta l'attrezzatura, tutte le cose. Vi lascio comunque il link in descrizione se volete dare un'occhiata sia del sito che delle pagine Facebook, Instagram, eccetera eccetera. Ma veniamo a noi, di cosa volevo parlarvi oggi? Sento molte persone chiedere che lenti comprare, insomma, quando iniziano a fare foto, a fare video e entrare un po' in questo mondo. Io nel tempo mi sono fatto un'idea delle tre lenti che secondo me bisogna assolutamente avere, sia se si vuole prendere questa strada un po' come professionista, sia come amatore ma che vuole, insomma, tirare fuori le più belle foto, i più bei video possibili, insomma, dipende un po' anche dallo stile, da tutte queste cose qua, però fondamentalmente secondo me tre lenti sono per forza da avere. Io adesso ovviamente ho lenti Canon, perché sapete il mio amore per Canon è infinito, quindi ho scelto semplicemente di prendere queste lenti qua, ma ci sono le stesse identiche focali anche per Sony, Fujifilm, Nikon, eccetera eccetera. Quindi la prima è 16-35 f2.8, 24-70 f2.8, 70-200 f2.8. Partiamo dal 16-35. 16-35 è grande angolare e 16 è un'ottima apertura, ma essendo zoom posso benissimo usarlo per diverse situazioni. 24-70 ottimo per ritratti o comunque dettagli, perché comunque andando a 70 posso chiudermi bene su quello che è il mio soggetto. 70-200 un ottimo zoom. Queste sono tutte lenti ultrasoniche, insomma il top di gamma della Canon. Essendo f2.8 costano anche parecchio, possiamo trovare tutte queste tre anche f4, vuol dire che magari saranno molto meno luminose ma sicuramente costeranno di meno. Non vorrei dire una cazzata, ma quei 1000-1500 euro secondo me li butti giù passando da f2 a f4. Certo che la differenza è parecchia anche poi quando andrò a scattare e registrare i video. Comunque, perché 16-35? 16-35, io comunque adesso vi parlerò più che altro della parte video, non tanto della parte fotografica di queste lenti, ma vedrete benissimo che quello che dico per i video vale bene anche per le foto. 16-35 è una perfetta lente anche per chi fa video su YouTube, per chi blogga, perché la possiamo tenere qua, ok, assolutamente a questa distanza ed avere un'ottima ripresa che prenda sia me sia quello che mi circonda. 24-70 perfetta per quelle situazioni in cui magari sono in movimento, magari ad esempio sono a un matrimonio e mi muovo spesso e quindi posso passare da 24 a 70, che questa è bloccata, da 24 a 70 e non dovermi avvicinare troppo al mio soggetto, okay? Questa secondo me è un'ottima lente per chi fa ritratti. 70-200 è un cannone. 70-200 per chi fa landscape, per chi fa tutte queste cose qua è una figata, ma secondo me è super figo per i b-roll, tutti gli slow motion, le cose, quando ho dettagli super piccoli da beccare, metto là, bam. Anche sicuramente dovrò spostarmi, dovrò essere molto lontano dal mio soggetto, però avrò un dettaglio, una sfocatura che è una cosa paurosa. Unica cosa di queste due lenti, quindi 16-35 e 24-70, è che non sono stabilizzate, abbiamo semplicemente l'autofocus. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Come vedete, sì, ok, solamente autofocus, niente stabilizzazione, perché comunque sono grandangolari ed essendo grandangolari, insomma, non hanno bisogno di stabilizzazione. E anche il 24-70, come vedete. 70-200, questo qua secondo me è una vera bestia. Abbiamo
la stabilizzazione, abbiamo diverse cose che possiamo gestire qua, autofocus, eccetera eccetera. La cosa figa è che, come vedete, passare da 70 a 200 l'obiettivo resta lungo uguale, quindi già un obiettivo pesante, già un obiettivo grande, ma almeno non ci esce fuori come questi due obiettivi. Vediamo, allora, questo anche, scusate, come il 24-70. Il 24-70 esce fuori, il 16-35 invece, 35 rientra, a 16 esce. Insomma, non so se si vede, non si riesce a farvelo, non so se si nota. Comunque, non supera mai la lunghezza. Altra cosa figa è che con questo piccolo adattatore per due, questo funziona solo per il 70-200, avremo una lente che raddoppia la focale, quindi arriveremo a 400, e quindi questa, per chi magari fa safari, cose, è davvero una figata, perché raddoppia la nostra focale, appunto. Chiaro che dipende tutto da quello che volete fare voi, che è il vostro stile. Io, per me, la prima lente che comprerò, insomma, perché sono molto costose, sarà ovviamente un 16-35. Altra cosa, queste sono tutte lenti per full frame, quindi su APS-C avranno il classico crop. Vediamo, questa è la mia Canon 800D con sistema APS-C e nessuna card, non importa. E ovviamente il mio 16 non è un 16, ci sarà il classico crop. Sono lenti che comunque funzionano, quindi chi vuole fare una spesa unica e non 1200 volte comprare le stesse cose e ha intenzione di passare poi, insomma, di fare l'upgrade da APS-C a full frame, secondo me ne vale la pena. Anche perché, pensateci, una macchina come questa, che sappiamo già che la compriamo e prima o poi, se vogliamo prendere sul serio quello che facciamo, la cambieremo con un full frame, con una mirrorless, eccetera eccetera. Quindi secondo me ha più senso magari partire con una macchina di questo tipo, che comunque per la parte video non ha niente da ridire, insomma, 60 frame al secondo, full HD, e quindi partire magari con una macchina un po' più entry level e invece investire su lenti come questa, perché questa lente qua puoi star sicuro che ti dura tutta la vita. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi ha soldi per regalarmi un 16-35, sapete cosa fare per Natale, per il compleanno o anche semplicemente perché siete iscritti al mio canale, un bel 16-35. No, a parte gli scherzi, queste qua secondo me sono le tre lenti più universali, più facili da adattare ad ogni situazione. Insomma, alla fine, se tu in viaggio vai via con queste tre lenti e una buona macchina fotografica, puoi star sicuro di fare sia ottimi video che ottime foto. Bene ragazzi, questo era tutto per questo video. Queste sono le tre lenti secondo me da must have per un fotografo, videomaker, eccetera eccetera. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se secondo voi queste sono le lenti che uno dovrebbe pensare di comprare come prime lenti oppure altre cose. Fatemi sapere cosa ne pensate, insomma. Noi ci vediamo alla prossima, andate a dare un'occhiata al sito di 2M Foto e ai loro social, dimostrate un po' di amore a questi bravi ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima. Peace!